Puoi farmene una te? Abbiamo il Cecchi, va a centrare. Ultima domanda? Ci facciamo fare domande, cioè, faccio un'ultima Ma che io. ultima domanda? Mi ha bussato, dai. Ultima domanda e ultima. Quando è finita la seconda guerra mondiale? Questo è Vado a far facile. pipì, un attimo, presenta te, eh. Va bene. Eccoci. Professore, eccolo qua. Salve. La sentiamo un po' distante. Meglio così? Meglio Molto così. meglio, molto meglio. Ho cambiato telefono, c'è solo un problema chissà perché di device. Va bene, evviva. Vabbè, abbiamo risolto con le multiple opzioni tecnologiche. Per caso. Una cosa preliminare, sono stato tempestato, ve lo dico per farvi felici, di richieste di appunto rivederci o risentirci live da moltissimi vostri followers. Io spero che voi abbiate potuto informarli di questo nostro nuovo incontro, perché io non potevo prenderli uno per uno, perché mi imploravano di sapere quando avremmo fatto un nuovo live. Eccoci! Dai. Ecco, è arrivato Andrea, che era andato un attimo a Eccoci! fare questioni idrauliche. È tornato. Bene, buon segno. Buonasera, professore. Ciao Andrea, bello scarico, quindi siamo tranquilli. Siamo super tranquilli. Allora, Bene. professore, innanzitutto le volevo chiedere scusa se non ho repostato le nostre interviste nelle mie storie di Instagram, ma io sono una persona vecchia dentro che non piace tanto, a cui non piace molto Instagram, per cui mi trovo Vecchia veramente. dentro, ma fuori quanto hai invece? Fuori ho 26 anni. Per dirci, e dentro quanto? Dentro mi sento molto la 47. generazione tra mio padre e mio nonno. Vabbè, ok, va bene, va bene. Quindi sarei anche uno che veste classico, gusti musicali classici. No, mi sento un po' un sessantottino. Io capivo un sessantottenne, meglio sessantottino. Va bene, è un'ulteriore cosa che scopriremo quando faremo la nostra cena a Milano, quando si potrà. Io Quando si può. Io la sto già organizzando, eh. porto il vino. Perfetto, perfetto, è un onore. Allora, professore, prima di entrare nell'ambito dell'intervista, devo chiedere. Anzi, prima, per curiosità, per sbaglio, abbiamo visto un suo vecchio video dove lei malmenava un computer per vedere se Veramente. funzionava. Non so se se lo ricorda. Nel 2000, del 2000. Assolutamente, assolutamente no, ma dove l'avete 20 anni trovato? fa. L'abbiamo trovato su YouTube. Ma era in trasmissione. Sì, 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 alla sì. fine del tempo annunciava questi nuovi computer che sarebbero, diciamo, stati più resistenti all'acqua, così, e gli tirava calci, gli versava l'acqua addosso, così, ed era molto divertente. Ah, no, allora sì, no, che spavento, perché io mai avrei fatto un atto del genere contro, come dire, un elemento della tecnologia e dell'innovazione. Stavo dimostrando l'innovazione, appunto, certo, era l'epoca del Future Show, quando con Macchina del Tempo producevamo il Future Show, che era questa incredibile fiera del futuro e dell'innovazione che oggi è impensabile nell'Italia purtroppo arretrata e in ritardo che abbiamo vissuto e stiamo vivendo. Pensa che per ogni anno a Bologna arrivavano milioni di ragazzi e ragazzine a vedere tutte le innovazioni proposte da Microsoft, da Intel, insomma da tutto il mondo dell'high-tech, da tutto il mondo di internet che era appena all'inizio, eravamo all'inizio degli anni 2000. Esatto, no, ma ci ha fatto, non era un'accusa, è che ci ha fatto, era un No, no, siparietto. no, non l'ho presa come un'accusa, però da come l'avevi detto sembrava che io avessi avuto un attacco via Arrabbiato, sì. contro una macchina, Cecchi, che è una cosa, ricordati di per me? Sei carità, esatto, sono il contro una computer di persona Mac. mai, ma anche contro Presente, una Odissea macchina nello per quello che per spazio. me rappresenta in Perfetto. termini di innovazione. Perfetto, perfetto. Altra cosa, innanzitutto qua abbiamo come ospite oggi Paolo, l'anello debole che l'altra volta ci aveva lasciato per L'ero dare stato spazio agli cacciato. anelli forti del gruppo, ma come si sa, Allora, caro Paolo,
Io avevo fatto un po' di battute sul fatto che tu sia l'anello debole o il famoso anello mancante tra la scimmia e l'uomo, mi ero permesso. Quindi a questo punto, per favore, presentati, fammi capire chi sei, insomma, al di là delle battute, andiamo sul serio. No, l'anello mancante fra la scimmia e l'uomo, lei mi complimenta perché vorrei, sarebbe comunque una bella scoperta per la comunità scientifica e io Definitiva, essere, definitiva quindi Paolo, io sarei certo. comunque in quel caso un anello importantissimo, non più debole. Ma Guarda, hai presente quando nel film portano King Kong dalla giungla a New York? Ecco, noi potremmo fare con te, se tu fossi l'anello mancante, la stessa cosa e io vincere il premio Nobel per averti scoperto. non mi ha proprio scoperto lei, dovremmo prima di tutto congratularci con i miei genitori che hanno messo al mondo un Loro ti anello. hanno fatto. Io ti ho scoperto. Non avevo riflettuto sull'aspetto della scoperta, un po'. Bene, bene, bene. No, comunque io faccio un po' lo stesso lavoro di Andrea, però sono più concentrato sull'aspetto dei videogiochi, ma mi diverto anche io a chiacchierare, a divertirmi così, chiacchierando con gli amici. E posso intervenire aprendo un primo discorso e una prima parentesi. Enrico, ho visto che hai. Aspetta, ti fermo solo un attimo perché, visto che avete deciso di avere un noioso professore nei vostri live, senza volerlo, l'anello mancante ha detto una cosa importante. Non avevo riflettuto, su questa cosa della scoperta, perché ci riapre un mondo a tutti noi che ci occupiamo di comunicazione. Se una cosa non viene vista, non viene detta, cioè non viene comunicata, non esiste. È vero, non esiste perché è veramente rivolta a pochi, anche se la sanno in 20, comunque non esiste per il grande pubblico. Sì, mi riferivo in termini di comunicazione di massa, mi riferivo alla radice stessa dell'esistenza, della reason why del marketing e quindi in Working qualche model modo di tutto quello Duke. che noi facciamo e faremo. Scusate, era una notazione. No, no, non si preoccupi. Intelligente. Allora, io volevo Grazie. aprire questa piccola parentesi pseudo-goliardica caratteristica. È che ho visto che lei ha retweetato nel Telegram un messaggio di alcuni cristiani del Papa. Non so se lo ricorda, Enke. Oggi pomeriggio, Sì. ragazzi, cioè, ma avete fatto delle pazzesche, tirate fuori delle robe che io non mi ricordo più. Che cosa è successo lì? Dimmi tutto. Ma allora, praticamente in realtà, grazie ad un mio amico che ha una mamma, come dire, si dice boomer, no? Cioè un po' appartenente a quella generazione che con la tecnologia fa un po' fatica, mi usa il WhatsApp per i buongiornissimi, questo genere di contenuti qua. Ricevo oggi da questo mio amico questo messaggio inoltrato che dice: il Papa ha annunciato che domani, venerdì 27, da Piazza San Pietro, completamente vuota, il Papa esporrà il Santissimo Sacramento e sarà impartita a tutto il mondo la benedizione Urbi et Orbi, a cui sarà annessa la possibilità di ricevere l'indulgenza plenaria. Quindi molto importante. È un fatto epocale di un'importanza cruciale, quindi a quell'ora si è fermato tutto, tutto, tutto completamente. Perché sarà il momento in cui il Papa potrà avere la forza spirituale di fermare tutto questo. È importantissimo. Rendiamocene conto prima che sia troppo tardi. Punto. Domani, punto, avverrà un fatto epocale che raggiungerà il mondo intero con una benedizione unica che avrà un'efficacia universale. Massima diffusione. Naturalmente è scritto tutto in maiuscolo. Cosa. Ma non l'ho scritto io, non è possibile che io abbia scritto una cosa del No, no, genere. lei, volevamo sapere cosa ne No, pensa lei di no. questo messaggio. Ah! È una catena di WhatsApp, delle peggiori È anche. una catena Che di WhatsApp spavento! che sta girando, Ho che sta. detto, veramente, con la quarantena, la reclusione, la clausura mi ha dato alla testa. Non potrei mai aver fatto una cosa del genere, anche perché con il massimo rispetto per chi ha fede, voi capite bene che il concetto stesso di indulgenza plenaria per me è completamente incomprensibile, è una cosa che logicamente non si può gestire, non si può narrare, non si può capire, perché già dobbiamo pensare a credere che esista il peccato, e io non ci credo, e poi che questo peccato possa essere mondato attraverso un gesto magico che addirittura possa riguardare tutto il mondo.
capite bene che con rispetto per chi crede a queste cose, per me queste cose non hanno proprio, come dire, possibilità neanche di essere valutate. Cosa posso dirvi? Ma secondo me l'aspetto rilevante, se vogliamo, diciamo, andare ad analizzare un po' questo tipo di comportamenti, non sta nel messaggio in sé, ma nell'idea che se c'è qualcuno che crede a quelli che giustamente lei ha definito rituali alla stregua della magia, possiamo sperare che questa fetta della popolazione creda anche invece alle informazioni, come dire, più autorevoli, ma ammettendo anche che il fatto stesso che loro diffondano questi messaggi implica una capacità di non discernere il vero dal plausibile, dal falso, dal magico. Le altre e stai aprendo un capitolo senza fine del dibattito fra scienza e fede. Diciamo che l'Italia, a causa della presenza della sede del cattolicesimo, vede molta gente che fa equilibrismi da sempre, dicendo che scienza e fede possono convivere. Nella realtà no, nel senso che se uno sa che cos'è la scienza, un metodo di totale libertà mentale e sperimentale, e sa che cos'è, rispetta la religione, che invece si basa sul dogma e sull'adesione appunto di fede, quindi acritica e totale alla scrittura e all'insegnamento dogmatico, non è possibile tenerle insieme. L'Italia è l'unico paese dove personaggi anche famosi, secondo me in cerca di carriera, nei vari luoghi deputati, hanno fatto finta che queste due entità così diverse potessero convivere. Ovviamente non possono convivere, se le si prende sul serio, se no le chiedo scusa, ma perché non possono convivere? Nel senso, io scienziato che lavoro e ho un metodo sperimentale, non posso pensare che Dio esista, indipendentemente dal fatto che credo nella fisica, nella matematica, e che qualcosa debba essere verificata da tutti per essere scienza ed essere vera. Poi nel mio intimo non posso credere che esista Dio e che questo non debba per forza influire nella vita di tutti i giorni. Beh, allora, è esattamente quello che dicono, che scienza e fede possono coesistere. Diciamo che se Dio è, come dire, il primo anello di quella catena di cui parlavamo, allora è chiaro che anche un fisico teorico ci può credere, però non si riferisce alla rivelazione, cioè al figlio di Dio che è arrivato in terra, poi è morto e poi è risorto. Si riferisce a un'entità luminosa, si riferisce a un concetto astratto, si riferisce a un motore immobile, si riferisce a un grande architetto o a un orologiaio cieco, come lo chiamava Dawkins. Ma che possa credere uno che fa scienza all'atto del tutto irrazionale della fede rivelata e dogmatica, no, non può. Ok, perfetto, mi fermo su questo argomento perché non vorrei... Ti posso fare un esempio, voglio dire, sempre col massimo rispetto, certo, per chi, certo, ci crede e ha bisogno di credere. Certo, poi certo, le religioni sono tante, le ritualità sono tante, ma se tu a un certo punto assisti al rituale della trasformazione dell'acqua in vino e del pane nel corpo di Cristo, che è un passaggio dichiaratamente dalla dottrina cattolica non solo simbolico ma reale, bisogna credere che sia reale, ecco, tu mi devi dire come fa uno scienziato a credere che quel pane sia il corpo di Cristo e che quel vino sia il sangue di Cristo. È un atto di fede che viene dichiaratamente, come dire, proposto come un atto reale che succede lì per lì, per questo dico magico, con tutto il rispetto. Come fa uno scienziato a fare una cosa del genere? Perfetto, perfetto. E invece le volevo chiedere l'ultima cosa sull'argomento, che poi iniziamo con un qualcosa di più, diciamo, non attinente e troppo filosofico. E le volevo chiedere... ultimi aggiornamenti flash che lei sappia sulla situazione attuale, sia italiana sia mondiale, riguardo al corona?
Allora, come sempre molto frammentata, oggi è stata una giornata di nuovo parecchio confusa in Italia. Avevamo un po' ripreso il controllo della situazione, sia dei contenuti, sia dal punto di vista delle, diciamo, della comunicazione stessa. E invece oggi è stata veramente una gran confusione. Ti faccio un esempio. Hanno cambiato di nuovo il modulo per l'autocertificazione. E io trovo che questa continua corsa burocratica in un momento come questo sia allucinante. È un grande problema dell'Italia, ma che gli italiani chiusi in casa per andare in farmacia debbano cambiare continuamente il modulo, non sapendo come stamparlo, perché la maggior parte degli italiani, a proposito di innovazione e di tecnologia, non c'ha a casa la stampante per scaricare il modulo. E questo fatto che ogni volta il modulo cambi, mi pare che siamo alla quarta volta, è una cosa intollerabile, veramente intollerabile. Cioè, il tentativo di devastare gli italiani già devastati da questa prova durissima con la burocrazia, secondo me è veramente una cosa che doveva essere evitata. Secondo punto, hanno ricominciato a muoversi in ordine sparso lo Stato centrale e le regioni. Lo Stato centrale deve prevalere in questi casi, è previsto anche dalla Costituzione. Invece il governatore della Campania ha già deciso che per quanto riguarda la Campania e solo la Campania si va avanti con la reclusione obbligatoria in casa fino a dopo Pasqua, mi pare fino al 13 o al 20 di aprile. Capisci che è un disastro pensare che una regione su una cosa così importante, che ha rilevanza anche costituzionale oltre che sulla vita delle persone, possa farlo soltanto una regione senza accordo con le altre regioni, ma soprattutto con l'autorità centrale, e farà scoppiare di nuovo problemi gestione, secondo me, dell'equilibrio nervoso e poi anche dell'ordine pubblico, perché che vuol dire che una regione va avanti? Pensa se le altre vengono riaperte, ma poi diventa un macello, diventa un macello. Oppure se è un modo per dire in anticipo a tutti che tutti dovranno restare chiusi in casa fino a dopo Pasqua, non è il modo per dare un messaggio che è uno shock, perché tutti pensano che il 3 aprile si esca. Io non credo che il 3 aprile si esca, ma non è questo il modo di dirlo, di farlo sapere. Ma anche... secondo lei, scusi professore, secondo lei c'è possibilità che dopo il 3 aprile, non dico che si ritorni alla normalità, ma che, diciamo, si inizi a riaprire qualcosina? Questa era la speranza, in maniera molto graduale, cominciando da tutte le attività economiche che ormai quasi interamente, tranne quelle essenziali, sono state bloccate. E questo qua, questo ha un senso, come tu capisci, concreto, economico, produttivo, anche simbolico, per cui dal 3 aprile si pensava che qualcosa riaprisse. Non le scuole, ve l'avevo detto l'altra volta, ed è confermato, ormai non si riaprono praticamente più. Si va verso questa cosa, ma io penso che si vada a tenere tutto chiuso dal punto di vista, purtroppo, della nostra vita quotidiana fino a Pasqua. Ripeto, non può però passare questa comunicazione, questa decisione, attraverso l'atto di un singolo governatore regionale. L'atto di De Luca, se non sbaglio. De Luca. E l'altra cosa che volevo dirvi è il caos dei numeri, nel senso che a livello nazionale continua, è difficile spiegarlo a chi non si intende di statistica, ma un miglioramento, che vuol dire, non vuol dire che diminuiscono i casi e i decessi, vuol dire che aumentano di meno, che è un termine logico, matematico, statistico un po' difficile da spiegare, come dire, a 60 milioni di persone. Comunque aumentano, ma aumentano di meno, mettiamola così. Però la Lombardia va in controtendenza e ha avuto una nuova fiammata oggi di casi, di decessi, e lo stesso governatore Fontana, sempre per dire che è una giornata confusa in cui ognuno va per conto suo, improvvisamente, evidentemente, ha perso un po' il controllo dei nervi e ha cominciato a dire pubblicamente: non capisco, non va bene, sono preoccupato, c'è sfuggito qualcosa, come si spiega? Insomma, ci sono segni di cedimento che oggi si sono moltiplicati e non va bene. Allora, io devo dire una cosa: da quello che ho letto è probabile che oggi si siano aumentati i casi anche per il ritardo dei tamponi che erano arrivati negli scorsi giorni, per cui si sono accumulati oggi. Io devo dire che, come ho sentito dire in Parlamento,
Io riesco a fare un conto da me persona con il conteggio delle ambulanze che passano. È ovvio che faccio una stima, se ne passa una rispetto a che a se ne passano 15 o 20, allora riesco a capire un po' di più la situazione. In questi ultimi giorni siamo ritornati, ho visto che, ho sentito anzi, che ne sono passate comunque un po' di più. Io so che questo è un calcolo, è una cagata mia in casa, ma che possono fare tutti, che secondo me tanto stupida non è, perché ci dà, cioè, le persone non uscendo, io credo che gli infortuni e le persone che vanno all'ospedale, a parte qualche anziano, qualche malato che ci deve andare sempre, io credo che per la maggior parte siano per il trasporto delle persone con il coronavirus, per cui secondo me le ambulanze possono essere con le pinze, ovviamente, prese come Facciamo di campanello abbiamo d'allarme o come sentinella, ecco, è un dell'andamento del. metodo è un metodo un po' angoscioso e angosciante, ma me l'avevi già proposto la settimana scorsa, quando è che ci siamo sentiti, ed è impressionistico, ma c'ha il suo senso. Purtroppo ha trovato conferma nei numeri, ma anche qui quello che io dico, se tu sei un presidente di regione, non devi pubblicamente meravigliarti dei dati, cercare di capire perché, ipotizzare delle soluzioni. Sono cose che si fanno prima, si fa un briefing, dopodiché si va e si dice: i dati sono aumentati, l'ipotesi degli esperti è questa. Sembra che come questa comunicazione Fontana, che l'ha fatta agli italiani e ai suoi cittadini lombardi, l'abbia presa lì per lì, mentre è chiaro che la conosceva prima. Per questo ti dico, con tutta la comprensione che si può avere per l'attenzione che anche questi uomini stanno subendo da un mese e Volevo sapere mezzo, se è vero però che c'è una oggi è bozza stata di una un situazione, decreto che gira in una rete giornata comunicando confusa e una proroga frammentata fino al come 15 di non se ne luglio. vedevano per fortuna da parecchio tempo. Invece oggi c'è stato veramente un momento di allentamento. L'unica cosa positiva, se volete, io ho seguito in diretta il dibattito al Senato, mi sembra che ci sia una volontà di tutti i partiti, della maggioranza ovviamente, di sostenere gli sforzi di Conte per trovare i soldi per sostenere tutti coloro che già adesso hanno enormi problemi economici perché non lavorano o enormi problemi di preoccupazione perché hanno paura di non avere più il posto di lavoro. Anche le opposizioni hanno dimostrato una disponibilità a non fare ostruzionismo, cioè a fare un'opposizione responsabile, patriottica, come si dice e come è stata definita. L'unico momento di come dire, di mancata armonia è stato uno scontro violentissimo fra il capogruppo dei 5 Stelle e Salvini con rumoreggiamenti in aula perché questo capogruppo del Movimento 5 Stelle ha ricordato a Salvini la sua incoerenza nel dire nell'arco di questo mese e mezzo prima apriamo tutto e poi chiudiamo tutto. Su questo si sono scatenati. Ma per il resto è stata una bella prova di unità di intenti a livello politico-istituzionale. Perfetto, poi ho una domanda, l'ultima da parte del pubblico. Mi hanno chiesto se è vero che c'è una bozza di un decreto che gira in rete comunicando una proroga fino al 15 di luglio del lockdown. No, non è vero, è una fake news che prende spunto da un documento che esiste, che è un documento ufficiale pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che fa riferimento alla prima dichiarazione dello stato di emergenza che porta la data del 31 di Febbraio, gennaio. giugno. In realtà in quel documento non si decideva nulla, era una procedura che doveva essere attivata per mettere in piedi tutta una serie di snodi organizzativi, istituzionali, di carattere normativo, per prepararsi poi a emettere i successivi decreti. Quindi era un atto formale. Allora, calcolando che quel decreto di emergenza nazionale, ha una durata di 6 mesi, tutti hanno detto facciamo 31 gennaio più 6 mesi fa fine luglio e quindi hanno confuso una cornice di emergenza normativa con una decisione che assolutamente non è stata presa. Per il momento l'unica decisione presa riguarda la Campania e riguarda lo scavallamento di Pasqua. Ok, grazie mille professore per queste news modificate Prego.
nel nostro canale streaming che ormai sta aggiornando tutta una fetta di ragazzi che la TV non la guardano più. Per cui sono io che, grazie al mio medesimo che si stanno informando, e anche grazie a lei ovviamente. Ma cambiamo argomento. Hank, avevi una domanda un po' spicy? Ma sì, una domanda lievemente spicy, un po' tipo il pollo indiano, che non è super spicy, ma abbastanza spicy. Parliamo di televisione, lei ovviamente è veterano del tema. Nel 2000 ha anche vinto il Telegatto con La macchina del tempo, un programma che ci ha cresciuti un po', quelli della mia generazione, sono del 91. E nel 2001 lo stesso premio autorevole in Italia è stato dato al Grande Fratello. Nell'occasione lei si, come dire, incazzò come una bestia perché diceva: non ha senso che il Grande Fratello faccia parte della stessa categoria dove sta il mio programma che ha una decenza rispetto al Grande Fratello. Ma poi cosa succede? Se ricordo correttamente, per 3 volte da lì lei ha partecipato a dei reality show. Come si combina questa situazione? Come Come si è evoluto il succede? personaggio? Allora, ti ringrazio perché hai chiarito che la mia incazzatura bestiale, come l'hai definita te, tale fu in diretta, clamorosa, che tra l'altro fece fare ai telegatti un ascolto che non hanno mai fatto né prima né dopo, e, era dovuta non a un'avversione al Grande Fratello in quanto tale, che si presentava al pubblico per la prima volta, quindi poteva essere anche vista come un esperimento psicosociale applicato alla televisione di massa. Ma perché, come tu giustamente ricordavi, anziché dargli il telegatto come novità o come comunque programma di intrattenimento o come programma di maggior successo, era stato messo nella categoria scienza e cultura con Macchina del Tempo e Quark. Ed era una cosa dal punto di vista metodologico e dell'ordine del discorso, come lo chiamava Foucault, assolutamente insensata, è ovvio, no? E io avevo protestato con i dirigenti nei giorni precedenti, che mi avevano assicurato che avevo ragione, che era stato un errore metodologico e che sarebbe stato riparato. Quando poi vedo in diretta, tra l'altro ero seduto accanto a Pier Silvio Berlusconi, che mi avevano ingannato, non avevano fatto nulla e avevano detto categoria scienza e cultura, partecipano Macchina del Tempo, Quark, Grande Fratello, vince il Grande Fratello, io sono saltato sopra Pier Silvio Berlusconi. E come molti ricorderanno, penso ci sia ancora su YouTube, sono andato a protestare vivacemente, fisicamente, fino sul palco dove c'erano la De Filippi e Gerry Scotti. Quindi tutto questo è vero, ma è per ricordare esattamente cos'era successo, ma tu sei stato molto corretto. Perché poi sono andato ai reality? Allora, punto primo, ho dimostrato che non ce l'avevo con i reality in quanto tali, ma per la loro collocazione. Punto secondo, io volevo far capire a tutti che la televisione stava cambiando con l'avvento dei reality. E così è successo. Per cui a quel punto mi si è posta una scelta. Abbandono la televisione, abbandono una mia passione personale, abbandono anche una mia missione, che è quella del divulgatore che porta le grandi masse o proposte strutturate con la macchina del tempo o pillole sparse di scienza e cultura. Ho deciso di non abbandonare e di restare, per cui in realtà non ho mai fatto tanti reality. Ne ho fatti tre, come tu ricordi, ma uno che io sentivo molto affine al mio lavoro e alle mie passioni, cioè l'Isola dei Famosi, perché lì effettivamente vieni
buttato su un'isola in mezzo ai Caraibi e privato di tutto, ed è ancora, ed era ancora, un vero esperimento psicosociale. Nasce da un programma americano che si chiama Survivor, quindi una roba seria, con riferimenti letterari al Signore delle Mosche di Golding, quindi è una roba che ha un suo senso. E per questo l'ho fatto due volte, anche perché sono dimagrito due volte di 15 kg, mi sono depurato polmoni, fegato, vescica, reni, pelle, testa, quindi se non dimostro la mia età è grazie all'Isola dei Famosi, e per di più mi hanno pagato. È morto? Professore? Professore? Paolo, continua tu. Ci ha lasciato con un sorriso, dico solamente questo. Okay, ci ha lasciato con un bellissimo sorriso, un ricordo dell'Isola dei Famosi, chiaramente, che l'ha cambiato. Continua tu il discorso, Paolo. E mezzo circa la questione del Grande Fratello. Sì? Ci siete? Ora sì. Ora sì. Ci sente? Eccolo. Pensavo che alla fine di questo mio racconto ci fosse stato uno sgomento generale e una caduta di collegamento. C'è stata una piccola caduta di collegamento, professore. Ma lei ci sente bene adesso? Oh, avete visto che sta succedendo quello che io ho predetto? E cioè che la rete sta soffrendo moltissimo, si teme il collasso, i grandi server di Netflix e di altri grandi player hanno lasciato la modalità in alta definizione, sono tornati allo standard perché la rete non regge, perché abbiamo una rete vecchia, una rete non aggiornata, non abbiamo quasi da nessuna parte la banda larga con una grande capacità di trasmissione dati, e stiamo pagando il prezzo appunto di scelte dissennate della classe dirigente sul piano della digitalizzazione del paese, ma anche di silenzio assordante delle giovani generazioni che non hanno preteso la creazione di quello che in tutto il mondo è il, come dire, l'ambiente naturale delle giovani generazioni, che in Italia si accontentano quasi ovunque di navigare ancora sul doppino di rame, che è una cosa, se va bene, sulla DSL. Ma qua ci dissentiamo, perché alcuni ragazzi poverini a 14-15 anni non c'è proprio nel loro paesino, e non credo che possano andare a protestare in giro avendo 13-14-15 anni. Lì c'era uno che voleva fare il 68, cioè un movimento, come dire, di massa di giovani che pretendono, hanno fatto le sardine per motivi politici, si poteva fare pure, che ne so, gli squali per chiedere o i delfini, più meno aggressivo, per chiedere la banda larga. Non si è visto e sentito nulla, non il singolo quattordicenne, ma proprio un movimento generazionale che è mancato completamente. Magari discuterebbe anche 13 mesi mi sembra ieri che Simone mi salutava per la mia prima modifica. Non so, magari sembra un po' una cosa sfigata. Tutti i minori di 3. Oh madonna mia, allora vuol dire che la gente non capisce che il web non è un fatto di connessione, ma è la sostanza stessa del nuovo modello di sviluppo e di vita del mondo contemporaneo. Senza questo oggi noi saremmo isolati nelle nostre casette, senza poter fare quello che stiamo facendo, senza poterci masturbare con i porno se uno sta da solo, insomma tutta una serie di cose che serie o meno serie sono essenziali alla vita contemporanea. Pensate a me come professore universitario che faccio le lezioni online. In Italia non le voleva fare, non ci pensava nessuno, e invece grazie a questa meraviglia non facciamo perdere l'anno a nessuno. Giusto. Posso farvi una provocazione? Certo. Sì. Se è arrivata. Posso farvi una provocazione? Sì. Certo. Scappati. Siete scappati.
No, no, noi ci siamo, lei è scappato. Hello? 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 Vi siete spaventati perché volevo fare una provocazione? No, 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 siamo qui, mai, professore, mai. Siamo qui. Hank, non conviene farlo far entrare e uscire il professore? Ma può provare. Ci siete? Noi ci siamo, professore. Professore, può provare a uscire e a rientrare dalla conference call? No, io non mi sono mosso. No, qui con la provocazione. Sono qui con la provocazione della lingua. Abbiamo capito, provocazione molto male è lingua. Mi sa, Hank, puoi far uscire e rientrare il professore che lo sentiamo molto male? Vado? Vada, 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 vada. Non cincischi. È andato per sempre. Però, lo telefono, lo telefono. Telefono al professore. Hank? Ok, lo sai, Hank. Andonino, what but he's coming for you. Yeah, he's coming for you. All the other king, kid, a pampara, kid, to veteran, veteran. I'm throw my gun. All the other king, kid, a pampara, kid, to veteran, veteran. Faster than my ballet. Piccoli problemi tecnici per noi. Spammate in chat problemi tecnici, torneremo a breve. Eccomi, Omi. Ok, la domanda, Hank. Ok, la domanda, Hank. Non abbiamo più il professore, cioè sta bene, ma la connessione non funziona. Mi ha ricordato che se volete potete seguirlo su Cecchipaone underscore official, piccola marchettina, e mi ha anche detto che la storia su Instagram con te la vuole, perché così può collegare le facce. Ha fatto proprio degli esempi, ha detto Hank, l'anello debole, eccetera. L'anello mancante, non l'anello debole. Adesso mancante è stato un promosso. Saluto professore, grazie di tutto. Grazie professore, ma ha detto che vuole tornare oppure no? Ha detto che no, ha detto che vuole tornare la prossima settimana, sì. Grazie BP Alers, ma probabilmente la prossima settimana briefiamolo meglio e facciamo l'ultima streaming col professore, oppure è un appuntamento settimanale fisso per la quarantena, magari con Baby Gay, magari con Strumos, magari con tutti. Allora, ciao! Vabbè, ricordo di lasciare il like e attivare la campanellina.